So why this social and work life skills course? Perché questo corso sulle abilità sociali e le abilità della vita lavorativa? Perché secondo noi è una sorta di anello mancante nell'istruzione, nella scuola destinata a chi ha necessità particolari, soprattutto i soggetti con Asperger. Un conto è trovare un lavoro, un conto è mantenerlo. La scuola, l'istruzione formale da sola serve poco, a meno che vengano insegnate delle competenze, delle abilità che permettono al soggetto di muoversi e gestirsi in un ambito sociale, collegiale. È sempre più evidente questa necessità nella nostra società, poiché tutti noi, non solo i soggetti Asperger, abbiamo bisogno di queste competenze, e almeno nel sistema norvegese di questo non si tiene conto, non esistono corsi di questo tipo nella scuola, e invece secondo noi dovrebbero essere inseriti. Oggi, attualmente, siamo in questa fase. I partecipanti stanno seguendo i corsi di collaudo del software e di garanzia di qualità erogati da imprese esterne. Allo stesso tempo seguono i corsi sulle competenze sociali. Da febbraio 2011, quando avranno concluso il tirocinio, e quando dico imprese esterne, tra l'altro mi riferisco ad aziende normalissime, verranno collocati a gruppetti di due in ogni singola impresa. Poi, se tutto andrà bene, per il febbraio 2012 tutti e sei i partecipanti diventeranno collaudatori di software certificati, quindi percepiranno un normale stipendio e avranno un lavoro part-time. Noi pensiamo che ci voglia tempo per cambiare, non sono cose che avvengono dalla sera alla mattina. Vogliamo quindi che il corso sulle abilità sociali continui, come indica la freccia, anche quando avranno un lavoro normale, regolare. Vogliamo che queste persone continuino a incontrarsi ad intervalli regolari per seguire questi corsi. In più ci rendiamo conto del fatto che potrebbe in qualche modo essere necessario un ulteriore sostegno nel momento in cui avranno un lavoro, e stiamo pensando che, non so, si potrebbe forse ingaggiare qualcuno che di tanto in tanto vada a verificare come vanno le cose. Questo a vantaggio sia del lavoratore che dell'azienda. Talvolta potrebbe non essere venire meno, come dire, la capacità di queste persone di resistere, diciamo, alle pressioni del mondo lavorativo, e allora magari potremmo prevedere delle misure economiche per riuscire ad aiutarle. Cosa abbiamo scoperto e ottenuto fino adesso? Beh, intanto siamo convinti che questa è la strada giusta. Come ben sapete, l'Asperger è associata a un grande livello di stress, il quale a sua volta diventa un ostacolo enorme. La gestione dello stress è fondamentale per riuscire ad apprendere, a funzionare e a partecipare alla vita lavorativa e alla vita in generale. Abbiamo notato che la gestione dello stress e un certo senso di sicurezza insieme all'acquisizione di competenze professionali fa miracoli per queste persone, per la loro autostima, il loro livello di fiducia in se stessi e per le loro capacità. Su questo non c'è dubbio. Arrivare, come dire, a questo punto è già stato straordinario.
per questi sei partecipanti. Uno di loro è passato dall'essere così, come vi sto mostrando, al camminare come vi sto mostrando, a testa alta, orgoglioso, con le spalle larghe. Tutte le volte che andiamo a trovarlo dice ciao e si avvicina senza nessuna difficoltà. E c'è stato un cambiamento straordinario. In più i gruppi e le dinamiche di gruppo si sono rivelate altrettanto utili per poter cambiare, per poter crescere. Un partecipante ha detto, sai, per tutta la vita sono stato quello strano, ero sempre io da una parte e tutti gli altri dall'altra. Adesso siamo noi e gli altri. Come ho detto prima, questi sei partecipanti hanno un livello di istruzione molto variabile. Uno solo ha avuto un lavoro e solo per 3 settimane e vendeva il gelato. Sono persone diversissime. Quello che colpisce è che però lavorano insieme benissimo. Si rimane allibiti nel vedere come si completano, come si integrano fra loro. C'è un'empatia straordinaria in questo gruppo. Rafforzano le proprie qualità, migliorano le proprie debolezze l'uno con l'altro, è straordinario. E in più vi sono stati cambiamenti incredibili anche nelle abilità sociali. I loro cosiddetti comportamenti indesiderati sono molto diminuiti, partecipano alle conversazioni a tavola, partecipano alle attività sociali molto di più rispetto a prima, sono ben più stabili e sono più inclini ad accettare il cambiamento. Come posso dire? Vi sono più tonalità di grigio, non è più solo bianco o nero. E per finire, voglio dire che noi capi progetto abbiamo imparato ad aspettarci l'inatteso, nel senso che, per esempio, il corso sul collaudo del software avrebbe dovuto durare 1 anno prima di arrivare agli esami. Nel giro di 4 mesi, 4 di questi partecipanti hanno superato l'esame e hanno ottenuto la certificazione. E questo, come potete immaginare, ci ha reso veramente felicissimi. Credo che questo esempio parli da solo. Le persone con la sindrome di Asperger sono in grado di realizzare moltissime cose nel campo del lavoro, purché sia data loro il giusto mix di abilità e di competenze e purché si dia loro il tempo per cambiare. Grazie.